Buongiorno signori, bentornati, nuovo video, nuova canotta, questa volta è il turno di Sean Camp, Seattle Supersonics, il negozietto lo trovate in descrizione, così come in descrizione trovate il link al canale delle scommesse. Per la opening night ci saranno quote dedicate a noi e quindi ve lo anticipo, unitevi perché insomma c'è anche una bella community diversa rispetto a quelle malate, diciamo, legate al mondo delle scommesse, molto più community. Detto questo, dedico 30-40 secondi al massimo ad ogni squadra NBA, sono 30, sarà un video piuttosto, insomma, lungo, pieno di nozioni. Vediamo come approccia ogni squadra e cosa dovrebbe fare ogni squadra da qui al prossimi anni, chi lo sa. Ne parliamo in questo video. Partiamo a mille, ricordandovi di iscrivervi a questo canale. Si parte con gli Atlanta Hawks che, ricordiamolo, due stagioni fa, sono arrivati in finale di conference con Gallinari, Bogdanovic, con Trae Young giustamente sulle ali dell'entusiasmo, ma hanno fatto diversi passi indietro, sono lì nel limbo della mediocrità e investire così tanto in DeJounte Murray non ha pagato, almeno per il momento. Si sono disfatti, come dovevano fare da tempo, di John Collins, ora rimane Capela. Cosa dovrebbero fare? Attendere la crescita di DeAndre Hunter? Fossi in loro, investirei magari Capela in un lungo un po' più realizzatore, magari. Vallo a trovare, però, perché non è semplice in quest'epoca in cui ci sono tanti piccoli, tanti tiratori, tanti playmaker e mancano effettivamente dei lunghi, diciamo, affidabili, perché insomma poi quelli fortissimi, gli MVP, sono tutti lunghi, ma sono in 3-4, quindi andiamo avanti. Atlanta Hawks nel limbo così. Boston Celtics, squadra pronta, squadra che però ha cambiato leader all'interno dello spogliatoio. Marcus Smart è andato via, ha preso Porzingis che è rotto, ed è una squadra tutta da rivedere da un punto di vista di gestione, perché la Mazzulla offense è molto impostata sul tiro da tre. Sicuramente Porzingis ti dà una mano in questo fondamentale da questo punto di vista, ma Marcus Smart era il perno emotivo di questa squadra. Vediamo come reagiranno gli altri alla sua assenza. Chicago Bulls, senza mezzi termini, ripartire, signori. È l'ultimo anno, l'ha detto anche Vooch, il nostro uomo, che questa è l'ultima chance per questo core di provare a fare qualcosa, dopodiché si scioglierà tutto e si darà in pasto ai maiali. E si ripartirà da cosa? Patrick Williams, Kobe White, Dosunmu, poca roba, veramente poca carne al fuoco. Lavin però ha 27-28 anni, è un ottimo scorer, uno scorer elite, non è il tuo leader o il tuo go-to guy preferito. Sicuramente alla fine di quest'anno DeRozan e Vucevic, se non prima, addirittura in deadline, potrebbero partire per Chicago, prospetto rebuild. Charlotte Hornets, prospetto, secchio dell'umido, squadra peggiore secondo me in NBA, Lamelo brancola nel buio, spero che possano in qualche modo imbastire una trade per portare Kevin Porter Jr., così magari si picchiano lui e Miles Bridges, lasciando stare le rispettive, spero, ex morose. C'è poi la faida interna tra Kai Jones, Mark Williams e Nick Richards, ultime notizie di ieri. Brandon Miller è sembrato il rookie tra, diciamo, quelli di fascia altissima dell'ultimo draft meno pronto e meno affidabile di tutti. Speriamo che non sia così, anzi sperano gli Hornets che non sia così, perché è l'unica speranza che hanno per poter fare una stagione, non dico buona, decente, però veramente dovrebbero avere una pescata di altissimo livello che gli cambi le prospettive a livello draft. Ce l'avevano quest'anno, hanno scelto Brandon Miller. Brooklyn Nets è la squadra supporting cast, cioè è la squadra piena di giocatori di buon livello, nessuno di effettivamente stratosferico livello, anche se Michael Bridges è cresciuto molto, continua a crescere, è comunque 27 anni, non è di primissimo pelo. Però non mi dà ancora l'impressione di poter essere una stella, un giocatore che ti regge una franchigia sulle sue spalle, è più un secondo violino, può essere, secondo me.
Che altro dire sui Brooklyn Nets? Aspettiamo la revenge season di Ben Simmons, ma per il resto, insomma, è una squadra che se gli prendi una stella da qualche parte, gliela metti lì, metti un Embiid. Embiid, sei scontento, vieni a Brooklyn, cacchio, se non sacrifichi il mondo per arrivare a Embiid, insomma, viene fuori una bella cosa e molto fastidiosa anche per gli altissimi livelli della Eastern. Cleveland Cavs è una squadra che ha provato a prendere un numero 3 con Max Strus e Niang, che però rimane la squadra dell'anno scorso in soldoni. Cosa farei io? Investirei Jarrett Allen per far giocare Mobley da 5 e probabilmente andare a cercare un numero 3 o un numero 4 di buon livello, perché con Jarrett Allen comunque puoi avere un buon giocatore o più di uno in cambio che possa entrare nelle rotazioni e avere un buon impatto. Sarà una squadra simile all'anno scorso, secondo me una top 4 per quanto riguarda la Eastern. Io ve l'ho detto, per il futuro purtroppo questi due lunghi vanno separati e quello che deve partire è per forza Jarrett Allen. Miami Heat con Lillard diventerebbero la contender numero uno nella Eastern Conference. Arriverà Lillard? Certo che arriverà, non il primo agosto come avevo paventato, ma arriverà perché che il destino di Lillard è a Miami da almeno un paio d'anni. Per il resto bisogna vedere cosa sacrificherà Miami per prendere Lillard. Tyler Herro, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jaime Hackes, qualcos'altro, Jovic. Bisogna capire. Sta di fatto che Lillard, Butler, Adebayo è sicuramente una triade che in questa Eastern Conference ti può far arrivare fino alla meta ambita, che sono quantomeno le finals. Scusa, poi sarebbe bello anche vincerle. New York Knicks è una squadra che sta facendo piccoli passi anno dopo anno in attesa di avere una superstar scontenta che decida finalmente di scegliere New York come meta. Stanno monitorando la situazione Embiid, non è un mistero. Stanno monitorando la situazione Giannis, che ha dichiarato l'altro giorno che, insomma, alla scadere del contratto con i Milwaukee Bucks, se i Bucks rimarranno competitivi è un conto, altrimenti lui valuterà altre opzioni. New York è lì pronta alla finestra. Per cui, insomma, a piccoli passi, squadra rognosa che darà fastidio anche quest'anno. È arrivata al secondo turno di playoff l'anno scorso, quindi un minimo l'asticella la dovrebbe alzare. Ha preso solo Di Vincenzo quest'estate, rinnovato Hart. Poca roba, però era già una squadra solida. Vediamo se si conferma. Detroit Pistons, il rientro di Cade Cunningham, deve finalmente dare là alla crescita di questo gruppo, sperando che non si faccia di nuovo male. Hanno investito molto sulla figura di Monty Williams come allenatore e gestore di questo gruppo di giovani. Hanno tanti giovani di assoluta prospettiva. A parte Cunningham, c'è Ivy, c'è Hauser Thompson, c'è James Wiseman, sì signori, c'è Jalen Duren, c'è Isaiah Stewart. Insomma, c'è un core giovane su cui si può veramente costruire molto nella Motor City. La speranza è che Monty Williams possa plasmare questo gruppo di giovani e farlo crescere, come ha dimostrato in passato in altre squadre di riuscire a fare. Ci sarebbe bisogno di un'altra stagione da lottery, di prendere un giocatore, magari un numero 4 di un certo livello, e poi vedremo dove si andrà a finire. Orlando Magic credo sia l'anno X, nel senso che Banchero al secondo anno, Franz Wagner al terzo. Però Franz Wagner ha appena vinto un mondiale e Banchero comunque è stato Rookie of the Year. C'è la base su cui costruire con questi Orlando Magic. Vediamo se anche qui il gruppo di giovani, che è numerosissimo, verrà in qualche modo ridimensionato, magari con trade, magari con qualche scelta durante la stagione, quindi in deadline. Però secondo me è l'anno per gli Orlando Magic di provare a puntare quantomeno ai play-in. Saranno in grado? Non lo so, però la struttura anche qui c'è, va solamente data fiducia a questi giovani e vedere un attimo come amalgamarli insieme. Philadelphia 76ers, Harden andrà via, io ve l'ho già detto il mio parere su Philadelphia, dovrebbe monetizzare il più possibile su Embiid, che ha 30 anni e non ha mai giocato una run playoff da sano fisicamente, quindi insomma monetizzare su Embiid MVP.
Harden cercare di tirare dentro il più possibile, non è facile in questo momento. Tucker piazzarlo, Tobias Harris è all'ultimo anno del contratto del cacchio che gli avevano dato, e poi insomma riparti da Maxi e riparti dalle scelte che ti arriverebbero da Embiid, per cui insomma potresti avere una rebuild abbastanza avviata, fermo restando che Maxi non è quel tipo di giocatore su cui costruire una franchigia, ma con le scelte di Embiid puoi arrivare a pescarlo un giocatore che può farti ripartire una franchigia. Per cui, insomma, io non vedo un gran futuro nell'immediato per Philadelphia. Farei scelta drastica, ripartire. Indiana Pacers è una squadra molto interessante, molto promettente, anche se Buddy Hield e Miles Turner, che sono ancora lì, sono sempre quelle due figure a livello di mercato NBA che servirebbero un po' a chiunque per fare un salto di qualità verso il contending. È chiaro che con Mathurin, con Haliburton e con le pick di quest'anno parti e sei una squadra già comunque affidabile, perché l'anno scorso, finché non si è fatto male Haliburton, gli Indiana Pacers erano in zona playoff. Per cui insomma sono curioso di vedere questi Pacers come e quali saranno i loro obiettivi per questa stagione, perché sulla carta secondo me questa è una squadra da play-in. Washington Wizards finalmente si sono sganciati dal passato e si sono buttati nelle mani di due altamente inaffidabili come Jordan Poole, che quest'anno è il mio favorito per il MIP, e Kyle Kuzma, che è vero che ha giocato le ultime stagioni a Washington a buon livello statistico, ma pur sempre Kyle Kuzma. Per il resto è una squadra comunque con qualche buon giocatore, manca un lungo, c'è solo Gafford, c'è Danny Avdija, per carità, c'è Tyus Jones, insomma è una squadra che secondo me è un po' più solida da un punto di vista di struttura rispetto agli anni scorsi, e che però non vedo sinceramente più in là dell'eventuale play-in, ma secondo me non ci arrivano. Toronto Raptors, la squadra canadese che dovrebbe ricostruire da qualche anno, in realtà ha preso Dennis Schroeder, che è stato l'MVP dei mondiali, e continua a tenere Siakam, ha rinnovato Gary Trent, continua a tenere Anunobi, dovrebbe essere il grande supermarket dell'NBA Toronto da almeno un paio d'anni, ma non succede mai niente, anzi rinnovano pure Poeltl. E cosa potrebbero fare i Raptors? Del resto Masai Ujiri dice: noi abbiamo un roster così inferiore a quello dei Miami Heat dell'anno scorso? No, quindi se i Miami Heat ce l'hanno fatta, perché non potremmo farcela anche noi? Ecco, magari anche no, Masai, ti è andata bene un anno con Kawhi, Kyle Lowry, Marc Gasol, Danny Green, con tanti giocatori pronti, ecco, con questi, bene ma non benissimo. Milwaukee Bucks, ultima squadra dell'est, arriviamo quindi a Giannis, è l'altra contender di questa stagione. L'anno scorso fallimento, delusione, primo passo verso il successo, ecco, mettetela giù come volete, sta di fatto che molto, se non tutto, gira attorno alla vena, a quanto impatto avrà Chris Middleton, che nell'anno del titolo è stato devastante, soprattutto in post-season, e da quando si è fatto male non è più rientrato come prima. Jrue Holiday ha appena finito la sua miglior stagione a livello NBA, ma non è quel trattatore di palla affidabilissimo, soprattutto in fase di costruzione offensiva. Quindi secondo me manca qualcosa a livello di playmaking puro a questi Milwaukee Bucks, che si affidano ovviamente a Giannis in tutto e per tutto, e che Giannis insomma inizia ad avere anche lui l'età tale per cui gli si richiede non solo di giocare di potenza e al suo solito modo. Infatti è andato a allenarsi con il buon Hakeem Olajuwon, siccome però è un ragazzo che apprende molto velocemente, non sarei stupito di vederlo già quest'anno con movimenti che non gli abbiamo mai visto fare finora. Andiamo nella Western Conference, si parte dai Dallas Mavs. Ragazzi, Dallas Mavs, dopo la debacle dell'anno scorso, da quando è arrivato Kyrie Irving, cosa hanno fatto? Confermiamo Kyrie Irving e Luka Doncic. Ora avranno un po' più di tempo per provare a trovare un'alchimia insieme. Sta di fatto che, insomma, non lo so, anche i Dallas è una squadra che è arrivata in finale di Conference un paio d'anni fa, e adesso con Luca magari più magro,
con Kyrie più motivato, con qualche lungo giovane che può provare a dare una mano, mancano, secondo me, manca tutto il resto. Cioè, manca un numero 4, un numero 5 affidabile, 3&D di alto livello. Insomma, è una squadra, secondo me, costruita un po' così, che attende, forse attendono anche loro, che qualche bel giocatore scontento, magari lungo, decida di andare altrove. Non so cosa dire di Dallas, è veramente indecifrabile. Denver Nuggets partono da campione in carica, partono con quello che è il quintetto base probabilmente più rodato, più funzionale di tutta la NBA. Hanno perso tanto in panchina e bisogna capire in che modo verranno rimpiazzati i Bruce Brown e i Jeff Green all'interno delle rotazioni, perché sì, Reggie Jackson, sì, poco altro, Christian Brown, però insomma, è chiaro che a livello di quintetto base sono forti, 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 e giocano bene, bene, bene. Abbiamo visto uno Jokic in quest'estate che si è lasciato andare, insomma, alla festa giorno dopo giorno. Vediamo se tornerà in forma o se tornerà con qualche chiletto di troppo o la panzetta da birra, chi lo sa. Sta di fatto, insomma, se non si fa male nessuno a livello di quintetto base, questi partono ancora come favoriti. Golden State Warriors, Chris Paul, è arrivato Chris Paul, Draymond Green ha rinnovato, è andato via Jordan Poole, che era conseguenza naturale del rinnovo di Draymond Green. È una squadra in là con gli anni, ma è una squadra che sa come si vince, che finché a Stephen Curry può giocare a questo livello, in questo modo, tranquillamente. Sottovalutata la presa di Dario Saric, secondo me, che è un giocatore che in questo sistema può essere, può dire la sua, può dire la sua. Golden State Warriors, non sarei stupito di rivederli lottare per i grandi traguardi, perché insomma, finché ci sono questi, finché c'è Steph, ok, ma finché Steph, Clay, Draymond, Looney, questa gente qua insieme, gioca insieme da ormai 10 anni, insomma, sai, sono rodati, giocano bene, sono sempre loro. Molto dipenderà dalla vena di Klay Thompson, che negli ultimi playoff ha fatto male, male, e che dovrà in qualche modo riprendere un po' il ritmo. Houston Rockets, squadra curiosissimo sono di vedere gli Houston Rockets, perché allora Kevin Porter Jr. è stato una manna dal cielo da un certo punto di vista, non fraintendetemi, ma gli Houston Rockets adesso possono disfarsene senza colpo ferire, liberare soldi, liberare spazio, dare la palla in mano a Jalen Green, ma soprattutto ad Amen Thompson, e quindi insomma, meglio per gli Houston Rockets da questo punto di vista. È una squadra che ha puntato su gente d'esperienza, su cagnacci come Dillon Brooks, ed è una squadra profonda con Ime Udoka in panchina, e Ime Udoka e gli Houston Rockets hanno fatto vedere fin da subito di voler puntare, se c'è la possibilità di puntare in alto. Curioso, molto curioso di vedere questi Houston Rockets con Ime Udoka alla guida. Per me hanno bisogno di tempo e di capire esattamente chi serve e chi non serve all'interno di questo roster. Minnesota Timberwolves, disfarsi di Karl-Anthony Towns nel minor tempo possibile, visto che di Rudy Gobert non ti puoi disfare perché nessuno lo vorrebbe più a quelle cifre, ovviamente a quel valore. Anthony Edwards è atteso alla consacrazione, possiamo dirlo, anche se non è che abbia proprio impressionato in questi mondiali FIBA. Un po' perché insomma era all'interno di una squadra che non era la sua, anche se insomma sulla carta era stato dichiarato come prima punta, però insomma vediamo questi Minnesota Timberwolves, vediamoli, perché l'investimento fatto per portarsi Rudy Gobert in casa è stato invalidante per il futuro di questa franchigia. Fortuna che c'avevano già Edwards all'interno, ecco, da un certo punto di vista. Che aspettative per Minnesota? Boh, in questo Western Conference, secondo me, sempre zona play-in e non di più, però staremo a vedere. Clippers, signori, i Clippers sono anche loro, come Chicago Bulls, secondo me, l'ultimo anno in cui tenteranno di arrivare in cima con questo core di giocatori. C'è stata anche la regola appena inserita per evitare che si riposino. Mi fa ridere. E Kawhi, ricordiamo, si è rotto il menisco nei playoff, quindi insomma
siamo sempre lì a dire i Clippers sono profondi, hanno esperienza, two-way players, hanno tutto quello che serve per poter arrivare fino alla fine, però si chiamano sempre Clippers e da lì non ci si schioda. E vediamo se sarà la stagione buona, altrimenti credo possa essere l'ultima per questo gruppo di giocatori. Memphis Grizzlies, attenzione a Memphis. Io lo dico adesso, per me Memphis mina vagante, dipende tutto da come rientrerà Ja Morant, l'ho già detto, però la presa di Marcus Smart in questo contesto è un qualcosa di molto buono. Va a sostituire Dillon Brooks, è più basso magari, meno fisico, ma ragazzi, insomma, hanno i due ultimi Defensive Player of the Year, hanno il rientro di Steven Adams, hanno Bane, hanno Ja Morant, hanno Brandon Clark, vediamo se rientrerà già quest'anno oppure no, però sono una squadra che sulla carta secondo me può fare il salto di qualità definitivo. Ha avuto una piccola flessione l'anno scorso dovuta anche alle vicende di Morant e adesso mi aspetto il rimbalzo per tornare verso l'alto. Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren calato sul roster dell'anno scorso, sulla carta potrebbe far fare il salto di qualità definitivo a un roster che ha puntato l'anno scorso, che è arrivato ai play-in e che quest'anno deve necessariamente puntare ai play-off. La qualità c'è, Shai Gilgeous-Alexander ha dimostrato in questi mondiali di essere un top player. Io insomma ero rimasto un po' sorpreso dal primo quintetto all'NBA dell'anno scorso. Devo dire che è un giocatore straordinario, che è migliorato tantissimo e che i Clippers hanno sacrificato per arrivare a quella catreca di Paul George che gioca la metà delle partite ogni stagione. E va bene così, oltre a Shai anche tutta una marea di scelte, ma lasciamo perdere. Oklahoma City Thunder con i Williams, con Dort, con Shai, con Holmgren, insomma, si fa interessante la questione, si fa interessante. Los Angeles Lakers finalmente hanno fatto un mercato oculato, prendendo giocatori che andassero ad allungare le rotazioni, a dare una mano al vecchio LeBron e ad Anthony Davis, e squadra in sostanza sulla falsa riga di quella che ha fatto le finali di conference nell'ultima stagione e che ci si aspetta possa ripartire da lì per arrivare nuovamente almeno a quei livelli. Certo è che ovviamente tutto dipende da uno che ha 39 anni e che apparentemente sta ancora molto bene. Ecco, quello è il punto per i Los Angeles Lakers. Cioè la tua superstar, il tuo trascinatore ha 39 anni. Ha 39 anni. E l'altro, abbiamo visto che se c'è, ti cambia gli equilibri. Se invece non c'è, come insomma negli ultimi anni, non hai chance. Quindi insomma, vediamo un po', Los Angeles Lakers, io li battezzo come mina vagante perché secondo me non partono tra le favorite in questa Western Conference per l'età di LeBron, perché è un roster insomma da confermare, però insomma outsider sicuramente sì. Pelicans, attendendo la situazione Zion, che non è ben chiaro che cosa succederà, sta di fatto che finché sono stati al completo l'anno scorso sono stati primi. Western Conference primi con Zion, Ingram, CJ McCollum e compagnia. Hanno Herb Jones, si è fatto male tra i Murphy, va detto, però finché erano tutti sani l'anno scorso primi a Ovest, poi appena si sono fatti male Ingram e Zion, tac, sono scesi in zona lottery. Attenzione perché insomma è chiaro che ormai Zion sta diventando una costante da un punto di vista infortuni, ma dovesse finalmente stabilizzarsi la questione fisica, insomma, i Pelicans hanno sulla carta tutto per provare a crescere e ad arrivare a dare molto fastidio in alto. Quindi, insomma, stiamo a vedere, ci sono tante incognite, ma è anche vero che, insomma, l'anno scorso, finché sono stati bene, sono stati primi a Ovest, quindi Pelicans, vediamo. Portland Trail Blazers, aspettando la trade Lillard e cosa arriverà in cambio, io sono curioso di vedere Scoot e Shedon Sharp, punto, non c'è altro a Portland in questo momento di interessante, anche se tutti parlano di Portland come una città comunque hipster, molto hipster, e con il suo fascino, però Scoot più Shedon Sharp, io da lì non mi schiodo.
Phoenix Suns. Qua bisogna vincere, cioè non ci sono alternative, bisogna vincere. L'ho già detto in uno short che ho pubblicato su TikTok qui e su Instagram Reels, cioè se c'è la possibilità in qualche modo di investire di Andre Ayton verso Indiana e portarsi Miles Turner e magari in qualche modo anche Buddy Hield, bene, abbiamo fatto bingo. Però insomma finora tutte le squadre con Kevin Durant e altre stelle che non si chiamassero Golden State Warriors, perché i Golden State Warriors già avevano una struttura rodata, non hanno mai funzionato. Staremo a vedere se questo è l'anno buono per Phoenix, però ha tre contratti, quattro con quello di Ayton, a lunga durata, di giocatori che ti saturano completamente il salary cap, grandissimi giocatori. Però funzioneranno insieme? Lo staremo a vedere. San Antonio Spurs è finalmente l'anno zero, Wembanyama e gli altri quattro. Wembanyama e gli altri quattro, e credo che la narrativa sui San Antonio Spurs impostata sarà questa, insomma, per tutta la stagione. Wemby è sulla carta il game changer del futuro, è sulla carta quello che può spostare gli equilibri veramente fin da subito, quantomeno difensivamente. Vediamo, speriamo che non si faccia influenzare un po' troppo da Sokan colorandosi i capelli, cosa che tra l'altro quando lo faceva Rodman ai tempi, insomma, in cui è stato a San Antonio con Popovic e David Robinson, non è che fosse molto apprezzata dalla cultura Spurs. Adesso si vede che i tempi sono cambiati, coach Popovic è diventato un vecchietto affabile e quindi va bene anche tingersi i capelli, l'importante è che si vinca, Utah Jazz, la stagione scorsa insomma è stata buona per Utah Jazz, hanno preso John Collins perché e l'allenatore Hardy ha dimostrato di riuscire a mettere in campo questa squadra in maniera ottimale, a diciamo palesare tutte le migliori caratteristiche dei giocatori che ha. E vediamo l'anno prossimo perché sono calati diciamo lungo la stagione, ma erano partiti fortissimo, per cui insomma gli Utah Jazz con Markkanen, con John Collins, con Walker Kessler, con Jordan Clarkson, Okai Agbaji, mi piace un casino dirlo, e vediamo, un processo di crescita secondo me, e l'allenatore più giovane dell'intera NBA dopo Mazzulla. E vediamo, non ho grandi cose da dire sugli Utah Jazz. Sacramento Kings è la squadra attesa per, diciamo, capire se l'anno scorso è stato fumo e poco arrosto o c'è anche l'arrosto sotto. Però, insomma, hanno fatto la scelta di Duarte, per me è ottima, perché è un giocatore da quel sistema. JaVale McGee, già avuto da Mike Brown, va a essere un po' quel lungo diverso, più alto, più rim protector di quello che è Domantas Sabonis, che abbiamo visto nei playoff, insomma, battezzato da Draymond Green e in crisi un pochettino con questo tipo di approccio. È una squadra che l'anno scorso ha giocato benissimo, a ritmo alto, con l'esplosione di De'Aaron Fox, e quest'anno, insomma, terzo posto è l'anno scorso Ovest, terzo posto. Quest'anno bisogna capire se l'anno scorso hanno fatto il passo più lungo della gamba o se è effettivamente qualcosa che sta per esplodere. Signori, 30 squadre, 27 minuti, il video è piuttosto lungo, per cui insomma godetevelo, ditemi la vostra e pian pianino ci avviciniamo a questa stagione. Ragazzi, un saluto, il Franz.